Lamentazioni. È stata proprio abbandonata da tutti, la città prima tanto popolata. Era così rinomata tra le nazioni e ora è come una vedova. Era signora e dominava tra le province e ora è costretta ai lavori forzati. Passa le notti a piangere e le lacrime rigano le sue guance. Tra quelli che l'amavano, più nessuno ora la consola. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, anzi, sono diventati suoi nemici. Giuda va in esilio, deportata. Soffre per la miseria e la più dura schiavitù. Vive tra le nazioni, ma non trova dove stabilirsi. Quando ero in difficoltà, è stata raggiunta dai suoi persecutori. Le strade di Sion sono in lutto perché nessuno va più alle feste, le sue piazze sono deserte. I suoi sacerdoti sospirano, le sue ragazze sono tristi. In Sion c'è solo amarezza. I suoi avversari hanno avuto il sopravvento. I suoi nemici sono soddisfatti. È il Signore che la fa soffrire per i suoi molti peccati che ha commesso. I suoi bambini sono fatti prigionieri, camminano spinti dai nemici. La bella Sion perde tutto il suo splendore. I suoi capi sono come cervi che non trovano niente da mangiare, si trascinano senza forze davanti ai loro inseguitori. Durante i giorni amari dell'esilio, Gerusalemme ricorda tutto quello che aveva di più prezioso nel tempo passato. Ricorda pure il suo popolo che cadeva nelle mani del nemico e nessuno l'aiutava. I suoi avversari ridevano nel vederla distrutta. Gerusalemme ha peccato gravemente, per questo ora provoca ribrezzo. Chi la rispettava adesso la disprezza perché l'ha vista miseramente nuda ed essa sospira e si nasconde per la vergogna. I suoi vestiti sono macchiati e contaminati. Non aveva previsto quel che sarebbe successo. È sorpresa di essere caduta e che nessuno la conforti. Signore, dice, guarda la mia miseria, vedi come trionfano i miei nemici. Il nemico l'ha depredata di tutti i suoi tesori. Essa ha visto entrare nel tempio gli stranieri, mentre tu, signore, avevi loro proibito di prendere parte alle riunioni sacre. Il suo popolo sospira e cerca qualcosa da mangiare, offre i suoi oggetti più preziosi in cambio di cibo per mantenersi in vita. Signore, essa prega, guarda e considera come sono disprezzata. Voi che passate per la strada, rendetevi conto, guardate la sofferenza che il Signore mi ha inflitto quando la sua collera è esplosa. Il mio è un dolore troppo grande, non c'è sofferenza che sia pari alla mia. Ha mandato un fuoco dall'alto e l'ha fatto penetrare in me. Ha teso una trappola ai miei piedi e mi ha fatto cadere. Mi ha abbandonato e mi ha reso infelice per sempre. Egli tiene d'occhio le mie colpe. Le ha annodate l'una all'altra con la sua mano e le ha appese al mio collo come un giogo. Il Signore ha paralizzato la mia forza, mi ha consegnato ai miei nemici senza che io potessi opporre resistenza. Il Signore ha ripudiato con disprezzo tutti i miei eroi, ha radunato i miei nemici contro di me ed ha annientato i miei giovani. Ha schiacciato me, la bella Sion, come uva nel tino. Per questo io piango tutte le mie lacrime. È lontano chi mi può consolare e ridare la forza di vivere. I miei figli sono perduti. Il nemico è stato il più forte. Sion tende le sue mani, supplichevoli, ma nessuno la conforta. Per ordine del Signore, i vicini di Israele sono diventati i suoi avversari. In mezzo a loro, Gerusalemme provoca solo ribrezzo. Il Signore ha avuto ragione nel punirmi,
perché mi sono ribellata ai suoi comandi. Ascoltate voi, popoli tutti, e guardate la mia sofferenza. Le mie ragazze e i miei ragazzi sono andati in schiavitù. Ho chiamato quelli che mi amavano, ma essi mi hanno tradita. I miei sacerdoti e i miei consiglieri sono morti nella città, mentre cercavano un po' di cibo per sopravvivere. Signore, guarda la mia angoscia. Guarda come sono sconvolta. Il mio cuore è spezzato perché sono stata ribelle. Nelle strade la spada ha ucciso i miei giovani. Nelle case regna la morte. Senti come sospiro. Nessuno mi consola. Tutti i miei nemici hanno visto la mia sventura e sono contenti di quello che mi hai dato e mi hai fatto. Manda il giorno che hai annunziato, e allora essi avranno la mia stessa sorte. Considera bene tutti i loro delitti e tratta anche loro come hai trattato me per tutte le mie colpe. Nient'altro mi resta che sospirare, e il mio cuore è affranto. Come ha messo in ombra Gerusalemme il Signore nella sua collera, dall'alto del cielo ha gettato a terra lei, gloria d'Israele. Quando la sua collera si è abbattuta su Gerusalemme, egli ha dimenticato che essa era lo sgabello per i suoi piedi. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i villaggi del suo popolo, ha demolito con ira le città fortificate di Giuda. Ha gettato a terra e ha disonorato il regno e i suoi governanti. Con la sua collera ardente ha cancellato tutta la potenza di Israele. Si è rifiutato di intervenire e di fermare il nemico. Nel suo popolo ha acceso un fuoco che ha divorato tutto l'intorno. Come un nemico ha teso il suo arco, tenendo ben ferma la sua mano destra. Si è mostrato nostro avversario e ha ucciso quel che era la nostra gioia. Ha riversato la sua ira come un fuoco sul Tempio di Gerusalemme. Il Signore si è comportato come un nemico. Ha distrutto senza pietà Israele e tutti i suoi palazzi. Ha abbattuto le sue fortezze e ha moltiplicato l'amarezza e il pianto per il popolo di Giuda. Ha ridotto il suo tempio a un giardino devastato. Ha demolito il luogo dove incontrava il suo popolo. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste e il sabato. Nell'indignazione della sua collera ha ripudiato re e sacerdoti. Il Signore ha abbandonato il suo altare, detesta il suo santuario. Ha consegnato nelle mani dei nemici le mura delle sue fortezze. Essi urlavano nel tempio come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura di Gerusalemme. Non smetterà di distruggere finché tutto non sarà livellato. Ha coperto di lutto torri e mura che sono crollate. Le porte della città sono sprofondate nella terra. Egli ha mandato in frantumi le loro sbarre. Il re e i governanti sono nelle mani di altri popoli. La legge di Dio non viene più insegnata. Perfino i profeti non ricevono più messaggi dal Signore. Gli anziani di Gerusalemme siedono a terra in silenzio. Hanno coperto di cenere le loro teste e hanno indossato l'abito da lutto. Le ragazze di Gerusalemme abbassano la testa verso terra. I miei occhi si sono consumati per il troppo pianto. Sono profondamente sconvolto. Non posso più contenere la mia rabbia di fronte alla distruzione del mio popolo. I lattanti e i bambini muoiono di fame nelle strade delle città. I bambini chiedono alle madri: dammi da mangiare, dammi da bere.
cadono come feriti nelle piazze delle città e muoiono tra le braccia delle loro madri. Gerusalemme, non so più che cosa dire. A che cosa posso paragonarti? La tua situazione non ha confronto. Quali altri casi potrò ricordare per consolarti, mia povera e giovane Sion? La tua rovina è grande come il mare e nessuno potrà guarirti. I tuoi profeti ti hanno annunziato soltanto messaggi inutili e illusori. Se avessero smascherato le tue colpe, la tua sorte sarebbe diversa. I loro messaggi per te sono stati solo menzogne e lusinghe. Gerusalemme, passano per le strade tutti quelli che applaudono alla tua rovina, fischiano e scuotono la testa alle tue spalle e dicono: «È questa la città che chiamavano bellezza perfetta e gioia di tutta la terra?» Tutti i tuoi nemici aprono la bocca per provocarti. Fischiano, mostrano i denti e dicono: «L'abbiamo divorata, questo è il giorno che aspettavamo, ora è arrivato e vogliamo godercelo». Il Signore ha fatto come aveva stabilito, ha messo in pratica quel che aveva detto e annunziato da tanto tempo, ha distrutto senza pietà. Ha fatto gioire il nemico per la tua rovina. Ha rinforzato la potenza dei tuoi avversari. Gerusalemme, fa arrivare al Signore le tue grida e i tuoi lamenti. Fa scendere le tue lacrime come torrenti giorno e notte. Non darti pace e lascia che i tuoi occhi piangano. A ogni ora della notte ripeti i tuoi lamenti, apri il tuo cuore e confida nel Signore. Tendi verso di Lui le tue mani. Supplica per i tuoi bambini che muoiono di fame a tutti gli angoli delle strade. Guarda, Signore, guarda chi hai trattato così. Le donne sono costrette a mangiare i bambini che hanno messo al mondo e che nutrono. I sacerdoti e i profeti sono assassinati nel tempio del Signore. I cadaveri di vecchi e di giovani sono ammucchiati per terra nelle strade. Ragazzi e ragazze sono caduti sotto i colpi delle spade. Li hai uccisi nel giorno della tua ira, li hai massacrati senza pietà. Hai convocato i miei terribili vicini come a un giorno di festa. Nel giorno in cui hai sfogato la tua ira, Signore, non ci sono stati né fuggiaschi né superstiti. I figli che avevo allevato e cresciuto sono stati sterminati dal nemico. Io sono l'uomo che ha conosciuto la miseria sotto i colpi furiosi del Signore. Egli mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Continua a colpirmi un giorno dopo l'altro. Mi ha ridotto a uno scheletro e ha rotto le mie ossa. Tutto intorno mi ha innalzato un muro di amarezze e difficoltà. Mi ha gettato nell'oscurità come chi è morto da lungo tempo. Mi ha chiuso tra quattro mura. Mi ha legato con catene. Anche se grido e chiedo aiuto, egli soffoca la mia preghiera. Mi ha sbarrato ogni strada con blocchi di pietra. Mi ha chiuso ogni sentiero. Egli è stato per me un orso nascosto, un leone sempre in agguato. Mi ha reso la strada impossibile, mi ha fatto a pezzi e mi ha lasciato sconsolato. Ha teso il suo arco e mi ha preso come bersaglio. Ha trapassato il mio corpo con tutte le sue frecce. Tutti ridono di me, ogni giorno mi canzonano. Mi ha fatto mangiare erbe amare e mi ha dato da bere bevande velenose. Mi ha fatto battere i denti sulla sabbia e mi ha
schiacciato nella polvere. Mi ha tolto la pace. Ho dimenticato che cosa vuol dire stare bene. Non c'è più un futuro per me. È finita la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo del mio dolore, del mio vagabondaggio, è un veleno amaro. Non posso più dimenticare niente e mi sento abbattuto. Però voglio ricordarmi tutto questo per riavere la speranza. La bontà del Signore non è finita. Il suo amore continua, la sua bontà si rinnova ogni mattino. La sua fedeltà è grande, sono sicuro. Il Signore è il mio tesoro, per questo spero in Lui. Il Signore è buono con chi spera in Lui, con tutti quelli che lo cercano. È bene aspettare in silenzio la salvezza che il Signore manderà. È bene che l'uomo si abitui alle contrarietà fin dalla giovinezza. Chi è messo alla prova dal Signore stia solo e in silenzio. Si inchini con la bocca sulla polvere, perché forse c'è ancora speranza. A chi lo colpisce, offra la guancia e accetti le offese senza reagire, perché il Signore non abbandona per sempre. Anche se fa soffrire, rimane pieno d'amore e ricco di bontà. Non prova piacere quando fa soffrire e umilia gli uomini. Quando si schiacciano sotto i piedi tutti i prigionieri di una terra. Quando si sfida il Dio Altissimo violando i diritti di un uomo. Quando si commettono ingiustizie nei processi, forse che il Signore non lo vede? Chi può con la sua parola far accadere qualcosa se il Signore non l'ha ordinato? Non è forse la parola del Dio Altissimo che provoca benessere o sventure? Di che cosa si lamenta allora l'uomo che malgrado i suoi peccati è ancora in vita? Esaminiamo con attenzione il nostro comportamento e torniamo al Signore. Preghiamo con tutto il nostro cuore, alzando le mani a Dio che è nel cielo. Siamo stati ribelli incalliti e tu, Signore, non ci hai perdonato. Chiuso nella tua ira, ci hai perseguitati e massacrati senza pietà. Ti sei nascosto dietro una nuvola per non essere raggiunto dalle nostre preghiere. Ci hai ridotto come una spazzatura, come rifiuti in mezzo agli altri popoli. Tutti i nemici ci insultano per provocarci. Il terrore, il baratro, la devastazione, la rovina sono la nostra sorte. Torrenti di lacrime scendono dai miei occhi per la rovina del mio popolo. Essi sono una fonte inesauribile perché il Signore non ci dà respiro. Ma aspetto che il Signore ci guardi dall'alto e ci veda. Mi tormenta quello che succede alle donne della mia città. Quelli che mi sono nemici senza motivo mi hanno dato la caccia come a un passero. Mi hanno buttato vivo in una fossa e mi hanno coperto di pietre. L'acqua mi ha sommerso e mi sono detto, per me è finita. Dalla fossa profonda, Signore, ti ho invocato. Tu mi hai sentito gridare, non restare sordo ai miei lamenti e sospiri. Quando ti ho invocato, ti sei avvicinato e mi hai detto, non aver paura. Signore, tu mi hai difeso e hai salvato la mia vita, Signore. Tu hai visto il torto che mi hanno fatto. Rendimi giustizia. Hai visto come si sono vendicati di me? Hai visto i loro intrighi? Signore, hai sentito i loro insulti. Hai visto le loro trame contro di me.
Tutti i giorni i miei nemici discutono e complottano contro di me. Osserva le loro azioni. Non fanno che divertirsi alle mie spalle. Puniscili, Signore, trattali come mi hanno trattato. Rendili incapaci di reagire. Sia questa la tua maledizione su di loro. Siano perseguitati dalla tua ira, Signore, eliminati dalla faccia della terra. Come mai l'oro, così puro e brillante, si è alterato? Come mai le pietre del tempio sono sparpagliate in ogni angolo della strada? Come mai gli abitanti di Sion, un tempo preziosi come l'oro, ora sono stati stimati come vasi di creta, lavoro di un vasaio qualunque? Perfino gli sciacalli allattano i loro piccoli. Ma il mio popolo è crudele verso i suoi figli come gli struzzi del deserto. La lingua dei lattanti si è attaccata al palato per la sete. I bambini chiedono pane, ma nessuno gliene dà. Quelli che mangiavano cibi delicati ora cadono sfiniti per strada. Quelli che erano stati allevati nel lusso frugano tra le immondizie. I peccati del mio popolo sono più grandi di quelli commessi a Sodoma, distrutta in un attimo, senza il tempo di reagire. I suoi principi erano più candidi della neve, il loro colorito più bianco del latte, i loro corpi erano più rossi dei coralli e le loro vene come il blu del zaffiro. Ora sembrano più neri della fuliggine. Non si riconoscono più per le strade. Hanno solo pelle raggrinzita sulle ossa, pelle secca come corteccia d'albero. Quelli uccisi dalla spada sono più fortunati di quelli uccisi dalla fame, caduti senza forze, vittime della carestia. Nel disastro che ora ha colpito il mio popolo, donne già piene di compassione hanno cotto con le loro mani i propri bambini per nutrirsi. Il Signore è giunto al colmo della sua ira, ha riversato la sua collera ardente, ha acceso in Sion un incendio che ha divorato le sue fondamenta. Né i re della terra né altri al mondo avrebbero mai creduto che il nemico sarebbe entrato dalle porte di Gerusalemme. La rovina si è abbattuta per le colpe dei profeti, per i peccati dei sacerdoti che hanno versato nella città il sangue dei giusti. Come ciechi vagano incerti nelle strade, sporchi di sangue. Non si possono toccare i loro vestiti. Quando arrivano si grida: «Allontanatevi, sono impuri! Allontanatevi, non li toccate!» Essi fuggono e vanno randagi. I popoli stranieri dicono: «Non possono rimanere tra di noi!» Il Signore stesso li ha dispersi. Non li vuole più vedere. Nessuno ha avuto riguardo per i sacerdoti, né rispetto per gli anziani. I nostri occhi cercano ancora con ansia un aiuto che non arriva. Abbiamo aspettato senza sosta l'aiuto di una nazione che non poteva salvarci. I nemici sorvegliano i nostri passi. Ci proibiscono di andare nelle nostre piazze. I nostri giorni sono contati, la nostra fine è vicina. È qui. I nostri inseguitori sono più veloci delle aquile del cielo. Ci hanno inseguiti sulle montagne, ci hanno teso agguati nel deserto. La nostra speranza, il re che il Signore aveva consacrato, è stato preso in un agguato dal nemico. E noi dicevamo: con la sua protezione avremo il nostro posto tra le nazioni. Gioisci, esulta, Edom, tu che abiti nella regione di Uz. Anche tu berrai la coppa del castigo. Ti ubriacherai e ti mostrerai nuda. La tua punizione è completa, Sion.
Egli non ti manderà più in esilio. Per quanto riguarda te, Edom, il Signore punirà i tuoi peccati, smaschererà le tue colpe. Signore, ricordati di quello che ci è accaduto. Guarda, vedi come ci insultano. I nostri beni sono passati agli altri, le nostre case a stranieri, i nostri padri sono morti. Siamo rimasti orfani e le nostre madri vedove. Per bere l'acqua dei nostri pozzi dobbiamo pagare. Dobbiamo comperare la legna dei nostri boschi. I nostri persecutori ci sono addosso. Siamo sfiniti, non abbiamo riposo. Ci siamo rivolti all'Egitto e alla Siria per saziare la nostra fame. I nostri padri hanno peccato. Ora non ci sono più. Ma noi portiamo il peso delle loro colpe. Gli schiavi sono nostri padroni. Nessuno ci libera dalle loro mani. Per procurarci da mangiare, rischiamo la vita contro le bande armate del deserto. Per i morsi della fame, la nostra pelle brucia come se fosse in un forno. Hanno violentato le donne di Sion, le ragazze della città di Giuda. Hanno impiccato i capi, non hanno avuto rispetto per gli anziani. Hanno messo alla macina del mulino i giovani. I ragazzi sono caduti sotto il peso della legna. Gli anziani hanno smesso di sedere a consiglio, i giovani di suonare le loro musiche. La gioia si è spenta nei nostri cuori. La nostra danza è diventata un lutto. La corona è caduta dalla nostra testa. Queste sono le conseguenze del nostro peccato. Siamo tristi nel fondo del cuore. I nostri occhi sono velati di lacrime perché il monte Sion è diventato un deserto, un posto abitato da volpi. Ma tu, Signore, rimani re per sempre. Tu regni attraverso i secoli. Perché vuoi dimenticarci per tanto tempo e abbandonarci per tutta la vita? Fa che ritorniamo a te, Signore, e noi ritorneremo. Fa che viviamo ancora come nei tempi passati. Ci hai forse respinti per sempre? Non c'è limite alla tua ira.